e chiudere questo looping d'ingresso. Manovra solitamente eseguita in configurazione al triangolone, per stavolta configurazione a rombo per l'assenza di un velivolo, unica manovra in cui tutti i velivoli sono all'interno della formazione. Dopo l'unica manovra eseguita con tutti e 9 quest'oggi i piloti in formazione, la prossima sarà la prima ed unica separazione in cui la formazione si separerà in 3 sezioni. Lo riconoscete il rombo diamante delle frecce tricolori che sta in questo momento virando a sinistra e puntando verso il basso e poi dritto verso di noi al vertice, capoformazione, il maggiore Gaetano Farina incastrato al centro del rombo, poni numero 6, il capitano Mattia Bortoluzzi a chiudere il rombo, il nostro solista. Andiamo su, questi gli ordini del poni numero 1 ai suoi gregari, la formazione punta dritto verso l'alto, sarà la prima grande apertura. Ed eccola la maestosa apertura del cardioide, 5 velivoli alla nostra sinistra della linea davanti, 3 quelli del rombetto alla nostra destra, il solista si allontana dritto di fronte a noi leggermente a sinistra per iniziare il suo programma, ma preparate le fotocamere, non perdete l'occasione di scattare una foto. Si allontanano alla nostra sinistra.
canzonista con il suo. Circa 280 nodi, circa 500 km orari, dritto davanti a noi, leggermente a sinistra, riusciamo a distinguere il casco bianco del pilota mentre viene letteralmente spinto fuori dall'abitacolo del velivolo in questa virata. Snyder negativa a meno 3G. Virata figurarsi con una linea di fronte da 5, linea da 3 e manca, come anticipato, il velivolo di Boninove che chiuderebbe questo triangolo inverso che va su, su, in verticale fino a circa 1500 metri in questo momento, nella fase rovescia, per poi regalarci lo spettacolo dell'apertura dell'Arizona. Ed eccola la spettacolare apertura dell'Arizona con il solista che, salendo in verticale nell'apertura delle due sezioni, ci regala questa manovra, manovra che trae il suo nome da uno dei luoghi che erano soliti essere il ritrovo dei pionieri dell'acrobazia degli anni 20. E dopo questa spettacolare apertura, ancora una volta, i tre velivoli di rombetta a sinistra, i cinque della linea davanti alla nostra destra, per un altro spettacolare. Cavalcherà fino su a 1500 metri andando a diminuire la velocità sul suo anemometro fino ad azzerarla e rallentando, fermando fino ad invertire il moto della lancetta del proprio altimetro. Sospeso per un attimo sull'orizzonte, poi si lascia cadere all'interno dei propri fumi finché le superfici aerodinamiche riprendono efficienza. Signore e signori, questa era la scampanata di Pony numero 10. Dopo la scampotata da migliaia di appassionati e presentata per il nostro 55esimo anniversario a settembre 2015, delle frecce tricolori, ma non lasciamoci distrarre. MP 339 delle frecce tricolori tre modi a cielo al mondo in grado di seguire la prossima manovra. Due rotazioni, due avvitamenti e poi silenzio. Di nuovo si lascia cadere all'interno dei propri fumi, signore e signori, è arrivato il momento di presentarvelo. Questo era il Longsovac di Pony numero 10, solista delle frecce tricolori. Facciamo un grande applauso al capitano Filippo Barbero. Destra, e la prossima manovra sarà il doppio tonno dalla voce del capo formazione. Lasciano ripetere due volte, siamo completi.
completamente, circondati dagli 8 velivoli della formazione principale. In questo momento al top della manovra stanno puntando il centro della display line, invertendo e pronti a regalarci l'incrocio più spettacolare del programma delle frecce tricolori. 8 direzioni diverse, 3 livelli di spaziatura, di separazione verticale per un incrocio spettacolare ma eseguito nella massima sicurezza. Signore, una configurazione ad alta resistenza aerodinamica come quella con carrello estratto. Il solista si allontana per dare una foto a questa virata Snyder, questa Snyder lenta, attenta. 1,80 m, 2 metri di distanza in volo per il volo condotto interamente a vista dai piloti della partita acrobatica nazionale. Ma cerchiamo ancora una volta il nostro solista a sinistra, lo troviamo con il faro acceso e il fumo perché ci sta presentando la manovra forse più celebre del suo repertorio acrobatico. Sintesi di capacità tecniche tramandate di pilota in pilota. Maestro!